Rispetto all'opera, no? Che sia io che Annalisa Massarotto e anche Edoardo e altri pratichiamo, l'operetta non ha bisogno di grandi spiegazioni perché è talmente divertente e godibile sotto il punto di vista da spettatore che non c'è neanche bisogno di avere grandi spiegazioni. Comunque è un'opera, un'operetta che ha bisogno di cantanti lirici e quindi di persone che abbiano fatto un certo tipo di studio e anche di saper ballare e saper recitare. Però tutto il contesto della prosa è abbastanza semplice, quindi si capisce benissimo, non c'è bisogno di grandi spiegazioni. Quindi io consiglio sempre agli spettatori che praticamente vengono a vedere un'operetta di lasciarsi andare e di godersi lo spettacolo così com'è, perché penso che comunque l'operetta, in particolar modo l'operetta, le operette che noi portiamo in giro, no, tra l'altro abbiamo fatto da poco anche un musical che è Baciami Caterina, sono talmente divertenti che catturano proprio l'attenzione e il pubblico di chi la osserva. Ecco. Il mio ruolo, parlando di Valenciennes, direi che è rimasto molto legato al copione originale, ecco, non è che abbia avuto dei cambiamenti drastici. Per quello che riguarda invece il ruolo di Sant'Anastaso e di conseguenza anche di Italo Ciciriello e altri, sì, c'è stato qualche cambiamento perché praticamente è un'operetta resa maggiormente più da varietà, più televisiva, diciamo, ecco, rispetto al copione originale, che se vogliamo con gli adattamenti che ci sono stati anche da Franco, produttore Franco Pulvirenti e anche Ermanno Pedrini, hanno reso questa operetta, diciamo, più gradevole e più comica, ecco, rispetto a un copione di taglio originale, ecco, sì. Sono due ore che vi aspetto. Dove siete stato? Je suis venu à peine au putu. J'ai trouvé beaucoup de trafic. Appena le stesse possibili sono arrivé, voilà, sono qui. In che lingua state parlando, niente? En français, madame. Le français? Merci. Oui. Madame? Madame. Je suis madame? Oui. Je ne sais pas.
papo. Niego se questo non è francese. Ma il mio professore sono 5 mesi che mi dice che questo è francese. Cambiatelo. Oui. Cambiate il professore, cambiate oui. Tutto e oui. Applicatevi di più. Oui. C'è bisogno di lui, sì. Lui non si fa trovare. Non si fa trovare, è terribile. Però io l'ho trovato. Ah sì. E allora perché non me lo dite subito? Perché voi mi avete detto se sono stato qua, se sono stato là, non mi avete detto se l'ho trovato. Ah, bene, l'avete trovato. Dove? Ah, da Chez Maxime. È un locale meraviglioso. Ah, sì. Tutti velluti, tutti champagne. È pieno di grisotti. Diego, se vuoi dire di grisette. Grisette, pieno di grisette. Sì, sì, grisette, le donne del loro. Meravigliose, con delle gambone così. Passateci sopra, Diego. Magari, eccellente. No, no. Volevo dire, passate sopra la descrizione delle gambe delle donne. Oui. E in mezzo a tutto questo gambume si era infilato il conte Danilo. E allora io ho detto, il barone ha bisogno di vedermi. E lui ha detto, non me ne importa niente. Se ne frega di me. No, no. Ha detto, non me ne importa niente di presentarmi in questo stato. Ah, è un ecco, po' in disabillé. Regia studiata proprio per dare un taglio più, più moderno, più accattivante, che possa piacere anche ad un pubblico giovane, insomma, in questo Pippo Sant'Anastaso è stato proprio l'artefice di questo. Il conte Danilo è il viver della situazione, è il donnaiolo, quello che va da Chez Maxime nel locale notturno dove passa le nottate con le donnine allegre, con champagne, ubriaco e quant'altro. Però dentro questo cuore apparentemente ballerino invece c'è grande amore per Anna Glavari, per la vedova, e alla fine, come quasi in ogni operetta, a differenza della lirica, ecco questa è una differenza, c'è il famoso vissero felici e contenti. Danzare con te, Giugiù, che cosa meravigliosa sarebbe per me, danzare con te tutta la sera. Tan, 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 Giugiù, Giugiù, Giugiù. Di che nazionalità è? Russa, che meraviglia! Ma soprattutto devo le mie scuse alla mia cara, amatissima, stupenda Olga! Questo sì, questo Olga? Dovete farlo. Olga, dai, dove sei? Olga, vieni fuori, se no io... Cara Valenzia, mia adorata, senza di te sarebbe successa una tragedia, sai. Ora dammi questo ventaglio che cercherò io la persona a cui appartiene. Il ventaglio, mia cara Valenzia. Ventaglio? Il tuo ventaglio, cioè quello che hai detto che tu vuoi, poi non è tuo! È vero, grazie mia cara. A proposito, vogliamo raggiungere gli ospiti, mia cara? Sedersi, sì. Cerco di arrivare. Niente paura, cioè. No, Diego, se non fatevi male perché tra l'altro voi mi costringete a sostituirmi. No, state attento a cosa fate. È rimasto un pezzo di qua e un pezzo di là. Diego, fate una cosa, cercate di non cadere. No, sono seduto. Che non siete, sì. Ma va bene. Sembrate un pappagallo sul presto. Sì. Sentite da quella posizione! Ah.